Si fa sempre più drammatico il bilancio della violenta rivolta popolare esplosa 3 giorni fa in Kazakistan dopo il raddoppio dei prezzi del gas. I palazzi del potere sono stati presi d'assalto dai manifestanti, scatenando la repressione del governo, aiutato anche dalle truppe di Mosca. Nella tarda serata di ieri, l'organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettivo, che raggruppa la Russia e altre 5 repubbliche ex sovietiche, ha annunciato l'invio di una forza di pace per stabilizzare il paese. Riferisce che il compito principale sarà la protezione degli edifici governativi. Le autorità del Kazakistan hanno annunciato l'avvio di un'operazione antiterrorismo contro i saccheggiatori e rivoltosi, condotta in modo congiunto da forze, sicurezza ed esercito. Diversi blindati, decine di truppe a piedi russe hanno fatto il loro ingresso nella piazza principale. Si parla di diverse vittime, possibili decine. Secondo la TV kazaka, sono 12 poliziotti uccisi, 353 feriti. Il Ministero dell'Interno riferisce di oltre 1000 persone rimaste ferite in 2 giorni di violenti scontri. Sospesi diversi voli, la Lufthansa ha cancellato fino a nuovo avviso i collegamenti tra Germania e Kazakistan. Alcune compagnie degli Emirati Arabi hanno preso la stessa decisione e hanno cancellato i voli.